involuntary disclosure, raccolta delle informazioni sui conti evasi. Tra i temi più delicati della volontary disclosure c'è senza dubbio la raccolta delle informazioni e della documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate. Sulla loro base bisognerà ricostruire la storia delle tue attività tenute all'estero. Bisogna calcolare i costi delle imposte e delle sanzioni che dovrai pagare. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio a Paradeplatz Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Con l'Offshore Voluntary Disclosure Program degli americani ho assistito tanti clienti americani con conti segreti in Svizzera. La Voluntary Disclosure italiana è stata copiata appunto dal Offshore Voluntary Disclosure Program degli Stati Uniti d'America. Il tema della raccolta documenti è delicato per vari motivi. Primo motivo, l'imponente quantità dei documenti che si andrà a recuperare e a trattare. I vari soggetti a cui chiederli, banche, gestori, fiduciari, agenti offshore, registered agent, gestori indipendenti, eccetera. Le difficoltà nel farseli rilasciare nella loro completezza e analizzarli in forma cartacea o elettronica. I vari soggetti che dovranno trattarli nella fase preparatoria. Ci sono anche i rischi connessi alla perdita di riservatezza, però l'anonimato è da me garantito. Tutti i professionisti del settore sono d'accordo nell'affermare che sarà necessario, anzi fondamentale, per il professionista italiano venire in Svizzera per richiedere i documenti, per reperirli direttamente. Poi dalla Svizzera deve provvedere quali agenti offshore sono stati coinvolti, cosa che potrebbe diventare difficile per uno che non ha domestichezza con queste cose. Questo compito non è per nulla semplice, visti anche i problemi relativi alla lingua e a un sistema e a una normativa molto diversa da quella italiana. Vediamo nel dettaglio. La difficoltà non sta solo nel reperimento dei documenti, che può essere relativamente semplice quando avviene per situazioni riferite direttamente a un solo conto bancario, intestato direttamente al contribuente, cioè senza società offshore interposta, senza trust, senza family foundation, eccetera. I problemi maggiori ci sono quando abbiamo a che fare con delle entità, delle società interposte per blindare meglio l'anonimato del beneficiario economico del conto o per pianificare la successione di una famiglia internazionale. Per esempio, una società offshore del tipo International Business Company delle British Virgin Islands, le cosiddette BVI Companies, molto usate nell'industria del private banking, specialmente se nel frattempo la società offshore domiciliata in una isola dei Caraibi era già stata liquidata dal registered agent, magari 4 anni fa. Allora bisogna prendere contatto con il registered agent domiciliato a Tortola, nelle British Virgin Islands. Quanto sarà complicato, se non impossibile, procurarsi la documentazione si vede quando abbiamo il caso specifico sul tavolo, non prima. Qui ci vuole esattamente l'esperienza professionale mia che ho accumulato negli ultimi anni di attività specifica nel settore offshore, nel settore private banking. Ho una vasta rete di corrispondenti offshore ai quali mi posso appoggiare per aiutare i miei clienti nelle situazioni più complesse e delicate. Per tutti questi servizi i commercialisti in Italia hanno accumulato ben poca esperienza. Infatti non passa una settimana senza ricevere richieste dall'Italia su come reperire documenti di società ormai liquidate da anni. Queste situazioni creano tantissimi problemi ai commercialisti italiani nei rapporti con le società fiduciarie estere, nei rapporti con le trust companies estere, con i trustees, con le family foundation, eccetera, eccetera, perché non hanno esperienza professionale, non hanno mai fatto queste cose. Il commercialista non abituato a gestire queste situazioni tipiche del private offshore banking si deve avvalere di altri colleghi. Il contribuente che si affida a me può stare ben sicuro che io metterò tutti i miei contatti esteri a disposizione al massimo beneficio del mio cliente.
Sul territorio svizzero gestisco tutto io, in prima persona, anche con corrispondenti che risiedono nei Caraibi, a Panama, nelle Bahamas, Marshall Islands, eccetera, eccetera. Il mio commercialista di fiducia registrato al CAF riceverà documentazione impeccabile e anonimizzata, idonea a proteggerti fino all'ultimo istante, fino all'ultimo momento, quando inoltreremo la documentazione presso l'Agenzia delle Entrate. In ognuno di questi passaggi di documenti sul territorio italiano, questi saranno esposti a un evidente rischio, quello di finire nelle mani sbagliate. Il rischio sarà quello di andare a finire come vittima in un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e dover pagare con cifre astronomiche o con il carcere la scelta del professionista sbagliato. Altro tema molto delicato è quello che investe procedure legate a fenomeni successori, dove gli assets, il patrimonio o le attività da regolarizzare si sono generate non per fenomeni evasivi, ma per effetto di successione o per effetto di donazione o per effetto di donazione mortis causa. In questo caso la normativa italiana prevede che tutta la documentazione venga in ogni caso mostrata, quindi non sarà sufficiente una semplice dichiarazione, dovranno essere reperiti tutti gli atti e quei contratti che hanno avuto l'effetto di trasferire il patrimonio al contribuente dalla generazione che aveva prima il conto. Anche qui abbiamo una vasta esperienza del settore, sappiamo esattamente quali documenti ereditari sono già in possesso delle banche svizzere e quali no. Non affidarti nelle mani di commercialisti alle prime armi senza esperienza offshore, perché la procedura è complessa. Qui ci vuole esperienza col mondo dell'offshore e trust banking. Affidandoti a me puoi essere sicuro che il segreto professionale svizzero proteggerà la tua identità fino all'ultimo momento senza rischiare che i documenti finiscano nelle mani sbagliate. Prendi in mano il telefono e prendi contatto adesso, digitando il numero 004179 790 4444. Fai il primo passo decisivo per risolvere il tuo problema, proteggendo te e la tua famiglia. Se non fai niente oggi, saranno le banche svizzere al più tardi nel 2018 ad informare il fisco in Italia. La prima valutazione è gratuita, telefonami ora, non hai niente da perdere, ma tanto da guadagnare. Rammenta, non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Grazie della visione di questo video.